Ma dai, la siamo giocata alla grande. Sapevamo di essere partiti in ritardo, dunque ci manca un po' di minuti sulle gambe. Nei minuti finali ci siamo abbassati un pochino, anche dato dalla stanchezza. Comunque posso solo essere soddisfatto a fare complimenti ai ragazzi perché abbiamo tenuto testa a una squadra molto organizzata che dirà la propria in questo campionato. Arzachena io la definisco una squadra operaia, una squadra che non bada a fronzoli, sicuramente non siamo delle squadre con una qualità eccelsa, però abbiamo di quel temperamento, quella cattiveria, quella cattiveria agonistica che ci deve essere nell'affrontare ogni partita, dunque diremo la nostra pure quest'anno. Ma l'obiettivo è arrivare il prima possibile a questa salvezza in modo da poter programmare il futuro in una società che punta alla linea verde e dunque arrivando prima a questa salvezza si può anche dare minutaggio a tutti i giovani. Campionato con tanti punti interrogativi, sia su gironi, calendari, non sappiamo quali siano le date degli slittamenti continui. Purtroppo non è facile neanche programmare delle stagioni. Noi siamo partiti in ritardo anche per questo motivo, dunque attendiamo la Lega che intenzioni ha e ci adegueremo in conseguenza. La Juve Arzachena sarebbe per il paese un grande traguardo. Sicuramente troveranno una squadra agguerrita, una squadra di sardi belli e daremo il filo da torcere anche a loro.